Alessia Marcuzzi troppo magra? La verità a chi ha incastrato Peter Pan. Chi ha incastrato Peter Pan? Alessia Marcuzzi parla della sua magrezza. Questa sera è giovedì e come ogni giovedì da quando è iniziata la stagione televisiva va in onda Chi ha incastrato Peter Pan? Lo show condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione del maestro Luca Laurenti. Primo ospite della terza puntata del programma di Canale 5 è stato Ezio Greggio mentre il secondo è stato niente meno che Alessia Marcuzzi, la conduttrice dell'Isola dei Famosi. Se c'erano dei dubbi sulla sua conferma alla conduzione del reality show questa sera sono stati fugati definitivamente, Alessia Marcuzzi, rispondendo alla domanda di un bambino, ha detto che da gennaio inizierà la nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Ora come ora il cast è in formazione e soltanto a gennaio si avrà l'annuncio ufficiale dei concorrenti che dovranno passare settimane su un'isola sperduta nell'oceano con un unico compito, ovvero quello di sopravvivere il più tempo possibile. Nel corso della serata in compagnia di Paolo Bonolis, la conduttrice ha risposto ad alcune curiose domande dei bambini in studio i quali sono sempre ricchi di curiosità. Tra qual è la sua merenda preferita e chi controlla i compiti dei suoi figli, i bambini hanno posto alla conduttrice diverse domande sulla sua eccessiva magrezza. Finalmente Alessia Marcuzzi ha spiegato una volta per tutte il perché dietro il suo aspetto fisico. Alessia Marcuzzi si svela chi ha incastrato Peter Pan, non seguo diete. Alessia Marcuzzi questa sera è stata ospite di Paolo Bonolis a Chi ha incastrato Peter Pan? Lo show dove i bambini vengono trattati da bambini e non da fenomeni da baraccone. Durante il mese scorso molti utenti sui social hanno sottolineato l'eccessiva magrezza della conduttrice. In molti hanno pensato che non mangiasse abbastanza o che si fosse fissata troppo con la linea. Ebbene questa sera da Paolo Bonolis la conduttrice dell'Isola dei Famosi 2018 ha svelato di non seguire alcuna dieta. Sa cucinare abbastanza bene e mangia normalmente, di solito anche in maniera più massiccia, ma da quando ha avuto i suoi figli è dimagrita sensibilmente. Altri bambini durante la sua intervista hanno ribadito questa cosa ed è allora che ha chiesto sinceramente se davvero fosse troppo magra. Insomma, si pensava che la conduttrice avesse preso una brutta strada, invece tutto nella norma. Finito il Grande Fratello VIP, con l'avvento dell'anno nuovo, arriverà la nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Il pubblico non vede l'ora di sapere come sarà composto il cast.